Settembre è un mese di transizione. Il mare comincia a mutare, preparandosi ad accogliere l'inverno. Ma è anche il mese preferito insieme ad aprile in cui il pesce si riaffaccia nel sottocosta. In questa battuta di pesca userò il Michelangelo 85 Demo 3 Bazooka Style Roy Saub, che prende il nome dall'atleta Antonio Terminiello, detto Bazooka. Antonio Terminiello, con la sua esperienza, ha testato numerosi Michelangelo, migliorandone tiro e gittata. Grazie Antonio. Ormai branchi di serra invadono i nostri mari. Questi predatori rappresentano ormai un pericolo per la fauna ittica, dato che sono vere e proprie macchine di guerra. Infatti, essi divorano tutto ciò che è a portata delle loro mascelle. Qui vediamo un piccolo esemplare da 100 grammi sfilarmi davanti. Da notare in questo piccolo frame il brandeggio del Michelangelo 85 Bazooka Style Demo 3, che non oppone alcuna resistenza nell'acqua. Non è raro incontrare branchi imponenti di questi predatori. In questi casi la fa da padrone è la confusione. Il subapneista in questo caso deve essere bravo a prendere immediatamente la decisione sulla preda scelta, pena la perdita della preda. Da notare la totale assenza di rinculo nel sistema Fusion. Il centro del bersaglio è sempre assicurato. Anche se questo pesce è sottovalutato, le sue carni sono eccezionali, ve lo assicuro. A volte la scelta dove effettuare l'appostamento per l'aspetto fa la differenza. La sagoma di un pesce bianco al limite della portata del mio arbalite sfila davanti a me. Questa orata di oltre un chilo si andrà ad aggiungere ai 3 sera già presenti in carnieri, quindi decido di sospendere la mia battuta di pesca. Noi Pesca Sub possiamo scegliere, selezionare le prede e rispettare il mare. Questi pesci verranno a pranzo con me stasera. Buon blu a tutti ragazzi e rispettate sempre il mare, mi raccomando, in sicurezza. Ciao!